Sono Mauro Solari, Rinascimento Genova. Al convegno ho parlato in particolare del tema della mobilità a Genova, conseguente anche alla caduta del Ponte Morandi, ma anche ai problemi pregressi. La sua caduta ha acuito dei problemi che in realtà esistevano già. Sul ponte le code ci sono sempre state e rifare il ponte esattamente con gli stessi svincoli, la stessa capacità del ponte, significa ricreare le code che preesistenti. Da questo punto di vista, le proposte che erano state fatte avrebbero potuto migliorare la situazione, pur rispettando la necessità di avere tempi estremamente ridotti, però non si è voluto procedere in tal senso. La sensazione è che si voglia ricostruire il ponte come era anche per dire è necessaria la gronda. Bene, noi riteniamo che la gronda non sia necessaria. È necessario il raddoppio della parte terminale della 7 perché così ci dicono i calcoli trasportistici, ma la soluzione vera del traffico genovese risiede innanzitutto nel trasporto pubblico locale, quindi nella realizzazione di quelle linee di forza. Peraltro già individuate dal PUMS, dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Oggi è primavera. che devono essere realizzate con la reintroduzione a Genova del tram, che è il mezzo di trasporto di eccellenza all'interno di una città. In ogni caso dovranno essere utilizzate delle corsie protette, perché è questo che è fondamentale, anche se un domani si useranno i filobus, come pare sbagliando vuol fare questa aggiunta. Fondamentale che sia su corsia protetta. E infine l'ultimo tema è quello del allontanare il traffico dalle case. Come? Completando la strada a mare, attraverso il tunnel subportuale lato Levante e attraverso un nuovo tunnel tra il terminale della Guido Rossa a Cornigliano fino a Multedo. Queste due opere costano molto meno della gronda, impattano molto meno e risolverebbero i problemi del traffico.